Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Zona Metallica Channel. Oggi l'SNM è l'SNM 2. Yeah! A 20 anni di distanza l'SNM 1 e 2 sono stati degli avvenimenti unici, soprattutto perché nonostante in passato moltissime bands abbiano usufruito di una parte orchestrale per il proprio disco live, citiamo gli Aerosmith per esempio, i Deep Purple o gli Scorpions, tanto per fare qualche nome altisonante, stavolta, oltre che il rock, anche il genere metal e thrash incontra l'eleganza della musica classica. Ma andiamo per ordine. 1999. I Metallica e Michael Kamen, quest'ultimo fondamentale per la riuscita della missione, che già collaborarono per la versione Elevator di Nothing Else Matters, presente appunto nel singolo di Sad But True, primo seme gettato per ciò che sarebbe avvenuto qualche anno dopo, in un periodo alquanto chiacchierato sulla direzione musicale che aveva intrapreso la band, l'uscita di Load e Reload ed il Garage Inc. del 98 che ci avevano dato dei Four Horsemen più ammorbiditi, più rock rispetto al passato, ma non per questo finiti, diciamo che era una fase in cui la band si era staccata dallo stereotipo che aveva acquisito nella prima parte della propria carriera, anche frutto dei cambiamenti che la musica in generale stava portando. Un progetto ambizioso quindi e pericoloso da moltissimi punti di vista. Quale sarebbe stato il risultato? Come sarebbero stati valutati Metallica dopo questo ennesimo esperimento? Erano moltissime le domande che ci si poneva a riguardo e le incognite da esse generate. Dunque il 21 ed il 22 aprile 1999 la band suonò insieme alla San Francisco Symphony, capitanata appunto da Kamen, al Berkeley Theater in California, i due show che poi sarebbero stati registrati e filmati da Wayne Isham e fatti uscire a novembre dello stesso anno. Un avvenimento che all'epoca era stato pubblicizzato via web, i Metallica avevano già il loro sito ufficiale, anche se scarno, ed internet in USA era già un ottimo modo per interagire, seguito ovviamente dalle riviste del settore. Quasi 8.000 persone a serata e via all'evento che avrebbe in qualche modo segnato un altro capitolo della storia della band. SNM, Symphony e Metallica dunque, un gioco di parole ovviamente. Tutto pronto. All'interno di esso troviamo anche un documentario di circa 40 minuti, che è giusto citare per il senso del progetto. L'intervista alla band, il sangue impazzito che scorre per questo nuovo capitolo, l'ombra del flop dietro l'angolo. James, Lars, Kirk e Jason sentono sulla propria pelle la responsabilità del nuovo programma in atto e si evince una certa elettricità e consapevolezza che sarà un grande show, ma che c'è da affinare ancora qualcosa durante le prove per arrivare allo stato ultimo di appagamento totale. Quasi 100 orchestrali a cui la musica dei Metallica per alcuni genera una certa indifferenza, sono solo lì per guadagnarsi la pagnotta, tanto per essere chiari, e per altri il sogno di una vita. Scambio di opinioni dunque, legami che nascono al momento ed adrenalina che va via via ampliandosi sino all'inizio dello show. Apre l'orchestra con Ecstasy of Gold di Morricone, scritta appositamente in quella forma dal grande maestro italiano e riproposta magistralmente in questo inizio dagli orchestrali di Kamen, seguita dall'entrata elegante della band e di The Call of Cthulhu, che non veniva suonata dal 1985, o meglio, fu proposta dai Metallica qualche giorno prima in uno show alle Hawaii ad Honolulu, indubbiamente per provare dal vivo, ma prima di allora non veniva suonata da ben 14 anni. Dunque una bella riscoperta, ma soprattutto adattissima per lo scopo della serata. Infatti poi la stessa vinse un Grammy Award nel 2001 come Best Rock Instrumental Performance. Master of Puppets di poi a far capire che qui non si scherza, seguita da Of Wolf and Man, dove James la rinominò per l'occasione Of Wolfgang and Man, si pensa in omaggio a Mozart. Una traccia di nicchia che Kamen riesce a valorizzare al meglio. The Thing That Shall Not Be, che tra il 97 e il 98 la band aveva spesso suonato nei suoi live, riproponendola anche per questo evento, la definirei particolare per le atmosfere oscure che genera. Sicuramente va assimilata un po'. Per arrivare al duo moderno per quel tempo, Fuel e The Memory Remains, a far ricordare che Metallica sono anche questo. Infatti alla fine le tracce della coppia Load e Reload saranno ben 7, un terzo del live. Nolef Clover è la prima traccia nuova suonata per la prima volta nell'SNM. Ha avuto un buon riscontro dai fans e negli anni è stata suonata parecchie volte. Ad oggi tocca a quota 147 performance ed è stata eseguita recentissimamente anche nello show di Varsavia del 7 luglio 2024. Per finire, la prima parte col terzetto Ear of the Day, Devil's Dance e Bleeding Me.
reduci dai carichi e ricarichi moderni. Tracce potenziate ancora di più da Cayman, in linea con lo scopo del progetto. Hero of the Day per le parti lente che riescono ancora di più ad emergere. Per Davis Dance invece penso sia stato fatto un lavoro eccezionale pur di non farla sfigurare, anche se su tutte spicca Bleeding Me, che è quella che risulta la più riuscita e la più completa. L'adoro tantissimo e sentirla con quelle sfumature orchestrali è come se il suo livello aumentasse ulteriormente. Prima parte dello show quindi che va a concludersi per tornare con Nothing Else Matters. E qui beh, la traccia che forse si presta di più a questo progetto, numero uno senza se e senza ma. Ed anche il primo singolo fisico. L'altro sarà No Left Clover a marzo del 2000. Until It Sleeps avvolge tutti i presenti per poi scatenarli alle note di For Whom the Bell Tolls, che assume un'epicità unica. Curiosamente il trio di tracce che si era già visto in Canny Stunts è riproposto anche in S&M. Evidentemente al Bollars è piaciuto parecchio quell'ordine, appunto Nothing Else Matters, Until It Sleeps e For Whom the Bell Tolls. Minus Human arriva come un fulmine a ciel sereno, la seconda traccia nuova che Metallica ci propongono in questo live. Entrambi i riffs delle due nuove tracce furono scritte nel 1997, ma non ancora del tutto completate e rifinite. Un bell'intro, un buon riff, ma ahimè una traccia che avrà poca vita. Vedrà la luce infatti solo 4 volte, in questi 2 show ufficiali ed in altri 2 show sempre in stile S&M che la band suonò come promozione per l'uscita del disco, a Berlino in Germania il 19 novembre con l'orchestra tedesca e dal Madison Square Garden di New York il 23 novembre sempre con Cayman al timone. Stessa scaletta e stesso concerto. 2 show promozionali che Metallica saggiamente proposero a ridosso dell'uscita del disco. Arriva così l'intro di Wherever I May Roam, sempre altamente emozionale, una traccia arricchita ancora di più dall'orchestra, per arrivare a The Outer Thorn, che curiosamente, come fu per Cthulhu, la provarono qualche giorno prima nel suo debutto ufficiale live ad Honolulu nello show del 12 aprile e 2 giorni dopo ad Anchorage in Arkansas, una traccia che negli anni personalmente ho rivalutato tantissimo, sicuramente nella top 3 delle migliori di questo disco. L'ottimizzazione che assume è epica, il viaggio che questa traccia ci dona è emozionante, a tratti psichedelico, l'adoro da morire. Sad But True apre le ultime 4 tracce, tutte hit della band e tutte suonate davvero bene. Un po' di heavy cadenzato, dunque passando per le melodie strazianti di One, anche qui è stato fatto davvero un lavoro eccezionale da Cayman, arrivando ad Enter Sandman, che devo dire è quella che mi ha entusiasmato meno, per finire con Battery, ma che intro hanno fatto! Eccitazione pelle d'oca a mille, qui mi sono davvero emozionato. Concludendo lo show che sicuramente ha segnato un altro passo importante e sperimentale nella carriera dei Metallica. In buona sostanza credo sia stato uno show vero, per nulla artificioso e frutto di un lungo lavoro per portarlo al limite massimo. Più di così Metallica e Cayman non avrebbero potuto fare per il tipo di progetto. Cayman è stato davvero il punto cardine di tutto questo. Quell'uomo ha veramente stravolto l'immaginario collettivo, facendole credere moltissimi fans e gli stessi Metallica sull'esito del progetto. Ovviamente un caro ricordo al maestro Cayman, scomparso nel 2003 a causa di un infarto causato dalla distrofia muscolare che lo affliggeva dal 1997. Anche in piena malattia è riuscito a portare avanti il suo lavoro. Un applauso Metallica per essersi presi l'ennesimo rischio della loro carriera ed aver spazzato via i dubbi su un possibile flop. Aver unito il thrash ed il metal con la musica classica ed aver ulteriormente allargato il proprio bacino di estimatori. L'innovazione del grande lavoro di Wayne Isham, che per l'occasione furono montate delle microcamere per avere delle riprese più performanti, ma soprattutto per non invadere lo spazio musicale già limitato. 2 curiosità, pare che Lost in My Hate sia stata scartata all'ultimissimo momento dalla setlist e che Fade to Black di Unforgiven, 2 perle assolute dei Metallica, non furono incluse perché non ritenute idonee da Cayman. Infine un'altra curiosità è data dal fatto che The Outer Thorn fu rinominata sul booklet senza il D, quindi Outer Thorn. Ad oggi S&M ha venduto poco più di 5 milioni di copie in tutto il mondo. Vi invito ad iscrivervi al canale di Zona Metallica Channel, mettere un like, attivare la campanellina per avere le notifiche dei nuovi video, questo ci farà crescere ulteriormente. Adesso godetevi l'S&M 2. Discorso diverso per S&M 2. La mediaticità di questo evento è arrivata ovunque. L'era in cui viviamo ci avvicina molto di più, siamo tutti dietro l'angolo in un certo senso, ed i canali informativi sono pressoché totali. Il 18 marzo 2019, quindi, Metallica annunciano l'S&M 2.
il ventennale che si sarebbe svolto al nuovissimo Chase Center di San Francisco, inaugurato per l'occasione il 6 settembre. Prevendite aperte il giorno seguente, ma visto che la domanda fu molto più grande dell'offerta, 8 giorni dopo fu annunciata una seconda data, appunto l'8 settembre. Esclusiva e riservata solo per i Fifth Member, quelle persone registrate al sito metallica.com, tanto per capirci, con vendita dei tickets da lì a pochi giorni. Alla fine dunque due show, come fu per il 99, 6 ed 8 settembre 2019 nella nuovissima arena. 18.000 persone a serata provenienti da tutto il mondo ed adrenalina 1000 che era cominciata. Personalmente all'inizio ero leggermente contrariato per questa scelta, per me aveva poco senso, visto che quello del 99 era stato indubbiamente un evento atipico ed unico, credendolo appunto irripetibile. Riproporlo 20 anni dopo, l'ho visto subito come una forzatura, ma alla fine, visto che la prima volta fu uno show per pochi in un teatro, con dei mezzi mediatici ridotti, forse era giusto rifarlo in un contesto più ampio, coinvolgendo il mondo intero ed ottenendo una risposta totale. Ancora una volta, i Metallica avevano fatto centro, ed anche un po' di business, aggiungerei. Mi domandavo cosa avrebbero potuto fare di diverso 20 anni dopo, ed in tutta onestà lo show ha avuto dei risvolti totalmente inaspettati, sia a livello di spettacolo in sé, che come produzione e prodotto finale. Ma vediamo le sostanziali differenze rispetto a 20 anni prima. Lo stage al centro a 360, dove la band si è potuta muovere abbastanza liberamente, senza troppi vincoli. Anelli sopra la loro testa molto suggestivi a proiettare immagini e luci. Insomma, uno show a tutto tondo molto simile al tour di Hardwired to Self-Destruct da palazzetto. Le tracce della band, che nel 99 furono 21, compresa The Ecstasy of Gold, qui sono state ridotte a 18, ma con la novità, che piaccia o meno, dell'orchestra ad un certo punto protagonista. Infatti, a circa metà show, la stessa ha preso le redini in mano, deliziandoci, prima dell'introduzione da parte di Lars, del maestro Michael Tilson Thomas, ospite speciale della serata, con quasi 8 minuti di musica classica, cominciando con un'opera di Prokofiev, Scythian Suite, opera 20, atto secondo, The Enemy God, The Dance of the Spirits of Darkness, and Iron Foundry, dove qui anche la band ha partecipato, l'opera più nota del compositore sovietico Alexander Mosolov, e un ottimo esempio di musica futurista sovietica. Michael dirigerà inoltre l'orchestra durante The Unforgiven 3 ed Enter Sandman. Questo piccolo intermezzo che non capitò nel 1999 per la Gang di Kamen è un chiaro esempio di come i Metallica abbiano voluto aprire l'evento a tutti indistintamente, contrariamente al primo S&M, dove la direzione che si è seguita è stata pressoché ferrea. Per la serie nessuna intromissione, apparizione o interferenza. Questo è lo show dei Metallica con la Sinfonica di San Francisco. 10 le tracce identiche al 1999, escludendo The Ecstasy of Gold, e ben 7 nuove, ad indicare il cambiamento voluto per questo anniversario, senza ripetere esattamente quello che fu 20 anni prima, dettato anche dal fatto che 3 nuovi dischi nel frattempo avevano visto la luce. Ed aggiungo che giustamente, sulle tracce ripetute, si è seguita pressoché la linea musicale che il grande Kamen tracciò. L'esclusione di Minus Human, che se per il 1999 fu presentata appositamente, qui si è deciso di escluderla anche a fronte del fatto che negli anni non è più stata suonata, a differenza di Nolf Clover, che è stata riproposta per l'occasione e negli anni suonata spesso negli show della band. 2 direttori d'orchestra, il già citato Michael Tilson Thomas ed il più giovane, Edwin Hautwater, che ha condotto tutto il resto dello show. Ospiti inaspettati, come la seconda voce durante All Within My Hands, un certo Evie Vinokur, un cantante, cantautore, polistrumentista e produttore di San Francisco, che già collaborò con i Metallica nel 2018, 2020 e 2022 all'Alpinense, sempre per la medesima traccia, ma suonando anche il mandolino. Così come Scott Pingle, bassista dell'orchestra cresciuto a pane Metallica e grande fan di Burton, che si è preso la scena durante la performance di Pulling Teeth Anesthesia. Insomma, come dicevo precedentemente, l'apertura mentale che i Metallica hanno avuto per l'SNM2 va al di là del semplice show. Qui si è fatto molto di più, richiamando tutte le loro emozioni recondite e trasmettendole a tutti noi. Una band più umana e più vicina ai fans rispetto a 20 anni prima. La scelta delle nuove tracce è stata determinante perché averne cambiate 7, insomma, è un terzo dello show. Ci si è orientati sui punti forti.
The Day That Never Comes, la semi-ballad che si è prestata benissimo per l'occasione, risultando quasi epica in alcuni frangenti, passando per Moth Into Flame, che avendo già avuto un ottimo successo nell'ultimo disco Hardwired to Self-Destruct, ha di suo quella grinta totale che serve per dare quell'hype positivo al concerto, anche senza l'orchestra. Hall on Fire, che è stata una bella scoperta insieme alla massa orchestrale, infondendoci quell'emozione ulteriore, indice di sfumature melodiche azzeccate. The Unforgiven 3, scelta azzardata ma intelligentemente pensata. Suonata solo dall'orchestra e cantata da James in un contesto di semicappella. Vederlo senza chitarra mi riporta alle sue parole passate, dove senza il suo strumento si sente nudo, ed è proprio così. È coinvolgente vedere James teso, emozionato, immerso nella traccia ma al contempo da solo ed inerme. Un bel momento davvero. All Within My Hands acustica, la versione che la band ha sfoggiato per la prima volta nel 2007, è ripetuta spesso durante gli show di beneficenza. Qui si è andati sul sicuro, una canzone migliorata dall'originale e che si presta in modo totale al progetto SNM2. Pulling Teeth, Anesthesia, una scelta rischiosissima che ha pagato in maniera totale. Sì, ci voleva un tributo a Cliff Burton, amante della musica classica che portò alla band la propria passione per Bach e Beethoven. Scott Pingel è stato magistrale, il momento più toccante dell'intero show. Ho lasciato poi volontariamente per ultima Confusion, perché è stata l'unica traccia poco convincente delle nuove e che sinceramente non ne capisco la scelta. Tra l'altro questa è stata la sua ultima performance ad oggi e io personalmente avrei optato per altro. A parte le classiche che non potevano mancare, a mio avviso, vi sono state le riconferme di The Outlaw Torn, che me la godetti qualche settimana prima per l'ultima data del tour europeo in quel di Mannheim in Germania, Nolef Clover, giusto darle ancora spazio 20 anni dopo perché insieme all'orchestra è il suo abito perfetto. The Memory Remains, l'unica rimasta dell'era Load e Reload per l'appeal trascinante verso tutti i fans presenti all'arena. Ancora una volta Wayne Isham ha fatto un lavoro video eccezionale, a parte quei rettangoli che a volte mi hanno infastidito, ma per il resto si conferma sempre ad ottimi livelli. È una garanzia. Cosa ci lascia questo SNM2? Sicuramente un bellissimo ricordo, un anniversario coi fiocchi per un momento magico dei Metallica cominciato nel 99 e terminato nel 2019. Non credo faranno un trentennale, ecco, al massimo ci risentiremo forse nel 2029. I Metallica del 2019 sono quelli che oggi conosciamo, più interazione, più umanizzazione, una band stratosferica che ama le sfide, spesso vincendole. E questa è stata una di quelle volte. Vi lascio con alcune curiosità. Non ci sono stati né singoli fisici né digitali. Il 27 settembre 2019, anniversario della morte di Cliff Burton, esattamente 19 giorni dopo il secondo show, James entra in rehab per la seconda volta. Il disco doveva uscire nel febbraio 2020, poi rimandato in primavera ed in seguito ancora posticipato a causa del Covid al 28 agosto dello stesso anno. Il 9 ottobre 2019 SNM2 esce in tutte le sale del mondo, solo per una notte. In Italia invece lo vedremo il 18 ottobre dopo una lunga ed estenuante attesa. Il 16 ottobre 2019 la band annuncia, dopo il grande successo al cinema dell'evento, una seconda proiezione il 30 ottobre. In molti paesi del mondo, infatti, vi sarà la replica di SNM2, ma niente da fare per l'Italia. La puntata di Zona Metallica Channel finisce qui, spero vi sia piaciuta. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate dell'SNM e dell'SNM2, vi rispondo sempre molto volentieri. Ci vediamo alla prossima puntata e sempre Rock On!